In A2 la Sieco non potrà distrarsi contro l'Alessano, i leccesi hanno buona volontà ma anche tanti limiti, un successo esterno a Reggio Emilia, 3KO per 3-0, 2-3-1, ultimi in classifica. Contano sulle qualità degli schiacciatori Bolla e Armenakis, ovviamente Greco, nonché su Grassano e sul centrale Torsello, ma gli ortonesi hanno un organico decisamente molto più forte. Appuntamento al Palasport alle 18, ripetiamo domenica prossima. Presente per la prima volta Rai Sport, che manderà in onda la gara in differita alle 23 di martedì 2 dicembre, mentre la nostra telecronaca si sposterà eccezionalmente a mercoledì. Prima alle 14.45 sintesi, poi orario canonico alle 23.15 integrale, sempre su Rete 8 Sport e ripetiamo sempre mercoledì. In B1 la Dannunziana tenterà il corpo, non certo facile, col San Vito dei Normanni, 9 punti delle pugliesi. Appuntamento al Palelettra domani alle 18 a sostenere le ragazze in crescita del Press Vetraino. In B2 il Montorio di Lattanzi rischia qualcosa o fida domenica alle 6, Marchigiani tosti con 10 punti contro i 14 dei Teramani. In campo femminile la capolista Altino è favorita domani alle 17 al Palorfento di Pescara contro le malmesse cugine del Gada Pescara 3, mentre la Rabona giocherà alle 21 con poche speranze sul campo del Gabicce.